Allora, in casa avete battuto la capolista Jesina ed anche il Teramo, che sarebbe dovuto essere colui che avrebbe dovuto sbancare durante questo campionato. Invece in trasferta finora avete avuto qualche problemino in più, quindi questo derby con il Rimini acquisterà una maggior valenza per voi? No, la Valenza è uguale a tutte le altre. Il discorso della trasferta, secondo me, è un po' legato al fatto che abbiamo giocato su tre campi sintetici e non abbiamo trovato un campo in erba come è il nostro campo. Però domenica vediamo se è quello che penso io oppure ci possono essere qualche problema, ma non credo. Qual è il giocatore del Rimini che temete di più? Ma sinceramente non è che c'è un giocatore che temiamo, sono parecchi giocatori, tutto il complesso, giocano bene a calcio, hanno tutti giocatori forti, ovviamente quelli davanti sono quelli che finalizzano l'azione, di solito sono quelli più pericolosi, però anche Buonocunto e altri giocatori che hanno fatto gol in altre partite possono essere pericolosi, quindi un po' tutti, ecco. Invece Evangelisti Obeng potrebbe essere il duello chiave a centrocampo? Non lo so, non è un discorso di uno o due giocatori, secondo me vincerà la squadra che giocherà meglio, che interpreterà meglio la partita e che avrà anche un pizzico di fortuna in più, ecco, perché magari se è una partita equilibrata l'episodio, chi avrà l'episodio a favore potrà avere dei vantaggi. E se vincerete questo derby non potrete più nascondere l'ambizione di arrivare alla vetta della classifica. No, non, se, certo che se vinciamo col Rimini, abbiamo vinto col Teramo, non è che possiamo raccontare che. Però noi giochiamo partita per partita, ogni partita ha la sua storia e il campionato è ancora lungo. Questa è solo la settima partita. A gennaio ci saranno molte squadre, cioè, ancora è troppo presto per dire. Noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare, sappiamo che abbiamo delle qualità, che ce la possiamo giocare, però di lì a vincere se ne corre tanta, insomma. Bisogna. Il discorso è ancora lungo. Noi pensiamo alla partita di domenica e poi alla prossima. Ogni settimana prepariamo una partita, poi vediamo cosa succede. Quindi non vi siete posti un obiettivo in questo campionato, andate avanti di partita in partita, piano piano, passo dopo passo. L'obiettivo è la salvezza, è stato detto dall'inizio, sempre. È logico che se siamo nelle parti alte della classifica, se fosse il girone di ritorno, gli obiettivi potrebbero essere alti. Siccome è la settima partita di campionato, se perdiamo domenica con Rimini, che ci può anche stare, e quelli dietro vincono, siamo in zona play-out, e quindi, cioè, non è che possiamo fare tanti calcoli. Il primo obiettivo è la salvezza, mancano ancora 40 punti, credo, per essere tranquilli, 38 adesso non so, quindi ancora sono tanti e bisogna farli. Poi dopo quello che succederà vedremo.